Se mi muovo! Ma chi vuoi essere? Magari Luigi! E avanti! Entrate! Madonna! Maschera tutta qua! Ma mannaggia a te, mannaggia! Ma sei fatto calare un po'! Ma non ti rispondo diverso a me! E perché come te ne vado? Ma perché mi dici sono Lucrezia a pescia a te? Ma se te lo dici sei Mimo! Che so, voglio che puoi... Se per caso mi fossi trovata a passare, annanzi a un campo sale, e fossi sentuto Mimo! Sicuro che fosse morto una polpetta che non ho! E sicuro che fosse morto di colpa a posto! Non so modo che questo da fare! Ma cara Teresa, tu sai che ogni venerdì giro di casa bracciamo la tua offerta di messo da tutti i morti del paese. Poveri morti! Tanta volta abbandonato, senza madre, la vecchia materna. Almeno con questi soldi, ogni tanto facciamo dice che commesso. Penso che pure con l'anno di Giovanni III, pace all'anima se è bisogno. Lucre, ma dite con me, non ha bisogno. Che se trovo già un bel triste. Come fa a sapere? In salita di sicuro. Il caso è venuto in su. Tu credi ho fatto di tu? Non sa c'è basta! No! Io invece, quando vogliamo questi soldi, perché penso pure a quell'arma disgraziata di Giovanna Mipuri. Io sa, quando giungerai ad anni, sarà ancora un furcato. E cagumbona, barca d'accento, ci sono giù. D'accento, non ci sono giù. Ma pure strafumbrata tu. Pozza sta un lungo sangue. Lazzaro. Diapo. Magnava una strada mia. E a dici che ogni semi ci porta pure giù. Manzi merda. E qua gente, chiacchiare i semi. Se ci mettono plastica, dicono che sono tirchi. Se ci mettono così così, dicono che quando è vivo non si voluta bene. Se ci mettono fresco e vino, dicono che fa solo che fa bella figura. Insomma. Come fa a fare a sbagliare? Mo, ci faccio disegnare a fare? A cui dice che l'hai fatto una brada? A chi lo dice? Pinza, il cannone non potevi mandare un cammo santo per gli tre cagioni me. Perché ha voluto farsi abbracciare? E tammi da là, e che è rimasto solo una scatola di paura. Finza, che a noi urlo, finché mi aperto, se l'ha scagnato per non fare altro di avrebbe, se l'ha messo in bocca a casa. Se per questo Giovanni me, prima di morire, ho paura che non fosse morta e si potesse svegliare, si è fatto mettere in un tavolo di cellulare. Qua, quindi te l'ha venuto? No, un telefonino. Quel che mi portano una saccoccia e sa un scopo fai massaggi. Oggi fanno pure i massaggi con i telefoni. Ma guarda la mente lui. Ne per gli telefonati avevamo in un ufficio postale. E ma si può sapere che ha un telefonino del tavolo? E te l'hai detto perché? Se per caso se fosse sbagliata. Come si dice? La morta trasparente. La morta trasparente. E scino proprio quello. Se per caso si fosse svegliato dopo un momento, gli svegliavo telefonino
poi siamo del cucino. Ma allora si muta a fare l'abbonamento alla Telecom. No. L'hai accattato un tesserino da Vindeo e ti hai messo dentro. Però vai a conquistare una cosa. Non te ne ha coscienza apposta. Né più né meno hai fatto come le disse. E metti da questa. Cangemi sa batterina. Quella sarei stata capace di svegliarsi a posto per farlo spirito. Pinza, da quando mi vedevo mangiare l'uva, facevo brutta. Perché diceva che se mettevo sotto gli occhi ci stava una gallina che una statua. Ma come si conosciuta con i cittetti prima di sposare? E certo che l'hai conosciuta, ma la mamma ha chiuso l'uva. Pinsca una volta, quando facevamo amore, ma a metà di conosciuto, e io mandavo un soldo di 5 lire da finestra, come segni che potevo salire in casa. Ma spitta era spitta, non potevo salire. O io non aprissi, gli domandavo perché ne avevo saluto, e io mi ha rispondetto che avevo passato 2 o 3 ore a ritrovare i 5 lire. Si capito, mo? Invece ne dovrebbe perdere. Sarò spoliziato. Lo sciate fare a butto. Mi è un soldo da 5 lire, ma erano 200 lire. Magna roba che non si dà. Ma dimmi, madonna me, ma tu sì. Quello che ha cucito, sono io, Giovanni, marito, che tu si fatti che va, pagate per te. Sono quello Giovanni buono a niente, Lazzarone, Briagone, magna parte di me. Santa Vergine Rosario, ma non avete paura, mi sento male, ma non mi posso, ma non mi muore, cuore. Giù, ora gli essere parole.